Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella Congrega del Terrore. Domani è Natale e già io sento l'odorino, il profumino, il saporino di tantissimo cibo, dei regali, della cannella, tutte queste cose meravigliose che rappresentano il nostro Natale. Ma come ben saprete, comunque il Natale è una festività ricca di riferimenti pagani e di simbologia pagana. E perciò oggi vi voglio raccontare proprio una di queste storie. Vi voglio parlare dell'alter ego del nostro Babbo Natale, e cioè del Krampus. Il Krampus è uno spirito maligno con grandi corna, artigli il corpo cosparso di pelispidi, regge in una mano una fiaccola e nell'altra una verga e indossa una cintura di campanacci che servono proprio per disturbare il silenzio della notte. Ne avrete probabilmente sentito parlare anche perché quest'anno se ne è parlato tantissimo, soprattutto delle sfilate che ci sono in Alto Adige nella notte tra il 5 e il 6 dicembre. Ma vediamo insieme dove origina questa leggenda. Allora, il termine Krampus probabilmente deriva dal bavarese Krampn, che significa morto, putrefatto, passato. Oppure da Kramp, che significa artiglio. È una figura che anticamente era associata ai riti celebrativi del solstizio d'inverno, quindi ha comunque delle origini celtiche e pagane. È perciò proprio la figura del Krampus che dà inizio a tutti i riti solstiziali, che sono quei riti che vedono l'eterna lotta tra il bene e il male. E anche in questo caso, appunto, vediamo il bene rappresentato da San Nicola, quindi il nostro Santa Claus, il nostro Babbo Natale, e il male che invece è rappresentato dal Krampus. Come vi dicevo, la figura del Krampus è nota tutt'oggi soprattutto nelle zone delle Alpi orientali, in Germania e in Ungheria, dove appunto si celebrano queste sfilate e queste manifestazioni la notte del 5 di dicembre, quindi il giorno prima di San Nicola. Ma cerchiamo di capire insieme l'origine di questa figura oscura. La leggenda vuole che nei periodi di carestia, nei paesi di montagna, i giovani usassero vestirsi con pellicce, maschere grottesche per non farsi riconoscere e andare quindi a fare razzie nei villaggi vicini per rubare tutti i beni, gli averi e il cibo. Il diavolo, vedendo questa cosa, stuzzicato un po' l'appetito, ha deciso quindi di mescolarsi insieme a questi giovani e contribuire, insomma, a tutte queste razzie. Ma c'è una cosa che ha ingannato il nostro diavolo e che l'ha fatto scoprire da questi giovani, e cioè il fatto che al posto delle mani avesse degli zoccoli di capra. A questo punto i giovani hanno scoperto che tra di loro si nascondeva un essere oscuro e quindi sono andati proprio dal vescovo Nicola per chiedergli aiuto. E lui, grazie a un esorcismo, è riuscito a intrappolare il diavolo, a scovarlo e a renderlo suo schiavo. E perciò la credenza che si è sviluppata soprattutto intorno al VI-VII secolo d.C. vede San Nicola, la notte di Natale, andare in giro per le case, bussando di casa in casa per portare i doni e i dolci ai bambini buoni, e usava il diavolo per scovare tra di loro quelli che invece erano stati cattivi, quelli che si erano comportati male e che quindi andavano puniti. A partire dal XIX secolo, poi si è cominciato a fare delle vere e proprie manifestazioni come quelle che avete visto a inizio mese, e cioè questa corsa, questa discesa dei Krampus, quindi queste persone che si travestono da questi mostri e che vanno in giro alla ricerca di adulti e bambini cattivi che se non si sono comportati bene, da picchiare e da frustare. Sono delle manifestazioni volutamente rumorose e, a detta di chi ha partecipato, spesso sfociano anche, insomma, a botte, a percosse, a spintoni un po' esagerati, con tanto di lividi poi sul corpo il giorno dopo. Paese che vai, festa che trovi, naturalmente ci sono poi delle differenze a seconda dei paesi, ma c'è un'unica sola regola, e cioè mai togliere la maschera a un Krampus, perché non si sa mai che tra di loro potrebbe nascondersi proprio lui, il diavolo.
Molto bene, questa era la breve storia che vi volevo raccontare in occasione del Natale. Io vi auguro tanti auguri, mi raccomando, mangiate un sacco, bevete ancora di più, scartate i regali e noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video. Ciao ciao!